20 maggio. Ogni cosa egli, Dio, ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Efesini 1:22. Gesù, capo supremo. Cristo è al di sopra d'ogni cosa. Nell'universo come creatore, nella Chiesa come capo supremo. Purtroppo, nel tempo, il cristianesimo è stato contaminato da miti e figure pagane e con riti e ricorrenze tutt'altro che cristiani. Ancora oggi molti cristiani stanno ignorando Cristo quale capo unico e supremo, ponendo altri accanto a Lui, trasformando punti di riferimento in pietre di fondamento. Soltanto Gesù di Nazaret, il Cristo della Bibbia, ha compiuto un'opera assolutamente completa. Non dobbiamo e non possiamo aggiungere nulla ad essa, né affiancare a Lui alcun'altra creatura. Egli è l'unico che può dire: «Io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco son vivente per i secoli dei secoli». Il Padre lo ha innalzato e lo Spirito Santo lo glorifica. E tu? Smetti di pensare a Gesù come ad un personaggio storico o come te lo presenta la tua religione. Rifiutati di andare a Lui per mezzo di altri mediatori. Cercalo con fede nella Scrittura e con la preghiera. Egli, per mezzo del suo Spirito, si farà conoscere come il tuo supremo Signore, Salvatore ed amico. Non perdere tempo, invocalo oggi.